Ci sono cose che sfidano le nostre conoscenze, oggetti che ci costringono a fare i conti con un passato sconosciuto, scoperte che riscrivono la nostra storia, luoghi e resti che raccontano qualcosa di diverso da quello che conosciamo, fotografie che sembrano impossibili, sabbia e vento che sussurrano di un antico e remoto tempo andato. Il passato, la storia, le nostre origini. Sappiamo realmente tutto? La linea del tempo è certamente definita? C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Siamo per cominciare un'indagine affascinante e sotto certi punti di vista anche un po' fantastica. Allora, ripercorriamo la linea del tempo per vedere se all'interno dell'enorme biblioteca della storia dell'uomo c'è qualche libro da rimettere a posto. Credo che la cosa più importante che possiamo fare come specie umana sia capire noi stessi. Noi viviamo in un'era che vede il trionfo della scienza e tendiamo a credere che la scienza e gli scienziati sappiano tutto. Ma in realtà, quando guardiamo la condizione umana, scopriamo che non sappiamo quasi nulla di noi stessi, se abbiamo un obiettivo, una missione sul pianeta o se siamo qui per caso. Cos'è la coscienza umana? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Noi sappiamo pochissimo della nostra storia. Abbiamo buone conoscenze degli ultimi 5.000 anni, ma prima di questi 5.000 anni entriamo in un periodo di buio totale in cui non sappiamo quasi nulla di noi stessi. Se non sappiamo quasi nulla di noi stessi, com'è possibile andare avanti? È qui che si deve far arretrare il confine della conoscenza. Spostare i confini della conoscenza, questa è una delle missioni dell'uomo. Ma per farlo bisogna conoscere molto bene il proprio passato. Cosa conosciamo, cosa non conosciamo, quali zone sono ancora coperte dall'ombra. Ci sono luoghi, oggetti o addirittura resti umani che sembrano raccontare una storia completamente diversa da quella che conosciamo. Cosa è successo in un lontano passato? Si tratta solo di un grande abbaglio il fatto di poter pensare a qualcosa di accaduto prima o solamente la scienza potrà dare delle risposte che sono vicine a quello che già sappiamo? Per fare questo bisogna esaminare alcuni oggetti, si chiamano op art. Vediamo di cosa si tratta. Il primo ad usare il termine op art, out of place artifacts, fu l'americano Ivan Sanderson, che indicava con questo termine tutte quelle cose, antichi reperti o manufatti, che risultavano cronologicamente fuori posto. Oggetti anacronistici che non avrebbero potuto trovarsi in quel particolare contesto. Un orologio da polso in una tomba romana, per esempio, o un manufatto in acciaio in una tomba egizia. Siamo a Vienna e ci stiamo avvicinando ad un incontro importante. Stiamo per andare a trovare Klaus Dohna, un uomo che nel tempo ha raccolto documenti e oggetti che testimonierebbero l'esistenza di civiltà umane precedenti alla nostra, quella che conosciamo molto bene. Questo grazie a degli oggetti, gli oggetti fuori dal tempo. Ci domandiamo, sono tutti veri? Ci sono dei falsi? E quelli veri, se ci sono, cosa rappresentano e da dove possono arrivare? Alcuni di questi oggetti testimonierebbero addirittura la presenza simultanea di uomini e dinosauri, ma come è possibile? E se fosse vero, naturalmente stiamo facendo solo delle ipotesi, si tratterebbe di alcuni dinosauri arrivati fino all'era umana o alcuni uomini che hanno cominciato la loro storia molto prima? Sarà un viaggio fantastico e stimolante, un viaggio sorprendente a ritroso nella storia dell'uomo. I tempi non tornano. I dinosauri dominavano la Terra in un periodo di tempo che va dai 120 ai 65 milioni di anni fa circa. Poi si estinsero, forse a causa dell'impatto di un asteroide nello Yucatan.
L'uomo, secondo le nostre conoscenze, è apparso sulla Terra circa 3 milioni di anni fa. Quindi noi uomini, o i nostri antenati, non avremmo mai potuto camminare insieme ai dinosauri. Eppure esistono reperti che sembrano indicare il contrario. Attenzione però, spesso infatti, trattando di questo argomento, si va incontro a falsi e bufale. A Glen Rose, nel Texas, Stati Uniti, si trova il Dinosaur Valley State Park. È una valle del deserto dove alcuni testimoni sostengono di aver rinvenuto nel terreno orme di dinosauri al fianco di quelle umane. Alcuni di questi reperti sono conservati in un museo poco distante dal sito. La questione è controversa, ma probabilmente si tratta di un falso. Sempre rimanendo negli Stati Uniti, ma spostandoci nel vicino Nevada, bisogna registrare un ritrovamento del 1922, conservato ancora oggi presso il Museo Americano di Storia Naturale di New York. 1922. Il geologo John T. Reid scopre nel Fisher Canyon l'impronta parziale di un sandalo con tanto di cuciture in uno strato di terreno del Giurassico. Significa che è antico, quindi di circa 200 milioni di anni. Sarebbe quindi precedente alla comparsa dei dinosauri di circa 40 milioni di anni. Chi girava per la Terra prima ancora dei grandi animali preistorici? Più intrigante ancora la storia di una fotografia del 1864, scattata vicino alla città di Vicksburg nel Mississippi. Ritrae sei soldati dell'esercito dell'Unione durante la guerra di secessione americana. I sei uomini sono in posa dopo aver abbattuto una preda molto particolare. Si tratterebbe, se la foto fosse autentica, di uno pterosauro. Ma lo pterosauro si sarebbe dovuto estinguere circa 65 milioni di anni fa. È possibile che i soldati ne abbiano ucciso un esemplare, giunto non si sa come, fino a noi? O tutta la storia della foto è un falso, un prodotto realizzato al computer? Anche questa è una discussione controversa e ha sviluppato un ampio e intenso dibattito su internet. Uomini e dinosauri. Più a sud degli Stati Uniti e più indietro nel tempo è possibile trovare un caso realmente unico. È quello di Ica, poche case sparse sulle montagne del Perù. Qui sono state ritrovate migliaia di pietre, vecchie di circa 12.000 anni, incise con disegni sorprendenti, mappe geografiche e costellazioni, strumenti ottici, trapianti di organi, animali preistorici ormai estinti, macchine volanti, strumenti musicali e scene di caccia con uomini e dinosauri. Chi ha inciso queste pietre? Sono in molti a pensare che si tratti di un falso. Ma perché realizzarne così tante? E quante persone avrebbero dovuto essere coinvolte? Ica e le sue pietre sono ancora un mistero, uno dei misteri più intriganti del Perù. Vi ricordiamo che ci troviamo a Vienna perché tra poco incontreremo Klaus Dohna, un uomo che negli anni ha raccolto molti oggetti considerati fuori dal tempo. Ma virtualmente rimaniamo in Perù, perché proprio vicino a Machu Picchu c'è un luogo estremamente interessante, si chiama Marcahuasi. Un'antica popolazione sembra aver scolpito enormi statue sulla pietra, sì, la pietra. Gli antichi greci, rifacendosi ad una mitologia che, pensate, riproponeva addirittura il diluvio universale, si parlava di Deucalione e Pirra, raccontavano la terra come avere delle ossa che potevano ritrasformarsi in uomini e donne. Queste ossa della terra erano proprio le pietre. Allora vediamo cosa è rimasto della terra antica. Solo le pietre sopravvivono al tempo che possono raccontarci un'antica storia ancora tutta da scoprire. Un altopiano che nasconde un mistero, una foresta di pietre di epoca remota. Un luogo che nessuno è ancora riuscito a spiegare. Un luogo scoperto dall'archeologo peruviano Daniel Russo. Secondo Russo, nell'antichità l'umanità era dominata da un'unica civiltà. Questa civiltà fu distrutta dal diluvio universale. Alcuni sopravvissuti attraversarono l'oceano, attraversarono l'Atlantico, risalirono il Rio delle Amazzoni
e giunsero sulle Ande 85 secoli fa. Qui fondarono la cultura Masma, qui fondarono il loro tempio, qui fondarono la città sacra. Russo si convince di aver individuato questo luogo, un remoto altopiano sulle Ande centrali, dove si dice esistano statue magiche scolpite nella pietra. Il nome è Marcahuasi. Nel 1952 Russo compie la prima spedizione a 4.000 metri, lì dove è situata Marcahuasi. Rimane sconvolto da quello che trova, più di 200 pietre scolpite con una tecnica sconosciuta. Eppure Russo non ha dubbi, lì c'è la mano dell'uomo. Russo continua a recarsi sull'altopiano per oltre 20 anni, accompagnato dalla sua inseparabile guida Don Manuel Olivares. Studia, cataloga, fotografa. Infine promulga la sua terribile profezia. I Masma erano il popolo di Atlantide, annegato durante il diluvio universale. Abbiamo deciso di raggiungere questo luogo impervio e misterioso, accompagnati da Marco Zagni, il primo italiano a raggiungere l'altopiano nel 1998. Nel 1995 avevo letto su alcune riviste specializzate alcune dichiarazioni di alcuni studiosi, archeologi, diciamo ufficiali e scienziati, che in realtà loro pensavano che l'altopiano di Marcahuasi addirittura non esisteva e che tutto il lavoro di Daniel Ruzzo, lo scopritore dell'altopiano di Marcahuasi, era frutto di un'invenzione, addirittura con la falsificazione anche di fotografie che riguardavano queste sculture impresse nella roccia. Ad accoglierci, nel paesino di San Pedro de Casta, un piccolo villaggio ai piedi di Marcahuasi, c'è Severiano, la guida locale che ci scorterà fin sull'altopiano. Severiano è il figlio di Don Manuel, la storica guida che accompagnò Daniel Russo per oltre 20 anni. Chi ha vissuto qui in Perù a 4.000 metri di altitudine decine di migliaia di anni fa? A cosa serviva questo luogo? Cos'era davvero Marcahuasi? E cosa manca per conoscere realmente il più antico passato dell'uomo? L'indagine continua. Stiamo seguendo le orme di popoli antichi spariti nelle nebbie dei tempi e di oggetti fuori dal tempo. Chi ha realizzato oltre 200 statue a Marcahuasi, tra le Ande del Perù? Quale società del lontano passato possedeva la tecnologia per costruire una foresta di pietra? È arrivato il momento di raggiungere l'altopiano. Ad accoglierci, nel paesino di San Pedro de Casta, un piccolo villaggio ai piedi di Marcahuasi, c'è Severiano, la guida locale che ci scorterà fin sull'altopiano. Severiano è il figlio di Don Manuel, la storica guida che accompagnò Daniel Russo per oltre 20 anni. Qui non si era mai visto uno come lui. Mi ricordo ancora la prima volta, svoltò l'angolo della stradina tutto vestito di bianco, alto, distinto. Io stavo lavando il sombrero all'angolo della strada e lui venne verso di me e mi disse: «Conosce Marcahuasi?» E io: «Sì, certo, mi può condurre fin là?» «Caspita, perché no?» risposi io. Andai subito a cercare una mula e un cavallo e siamo saliti. Una volta scomparso Russo, nel 1991, Don Manuel è rimasto l'unico custode dei segreti di Marcahuasi. Per salire da San Pedro e raggiungere i 4.000 metri di Marcahuasi si impiegano circa 2 ore. Man mano che si sale, il sentiero diventa sempre più impervio, la vegetazione si fa più rada e il sole, ormai alto nel cielo, arroventa le rocce. Ma il panorama e l'emozione dell'attesa ci ripagano di tutti gli sforzi. Ecco Marcahuasi. La
La prima scultura che si incontra è quella che Daniel Russo battezzò il Monumento all'Umanità. La roccia è imponente, alta più di 20 metri. Analizzandone la forma, si notano i profili contrapposti di due facce umane. Per Russo, il volto rivolto verso ovest sarebbe di razza caucasica, la razza di noi europei. Invece, la faccia che guarda ad est mostrerebbe lineamenti semitici, forse un patriarca. Non necessitava che io levasse il suo vento. Appena la vide, corse ad abbracciare la pietra. La baciava su tutti i lati, era quasi in lacrime. E io lo guardavo divertito perché prima di lui io non conoscevo le figure. Nessuno al villaggio mi conosceva. Dai, nel pueblo conosceva la figura. Le due facce principali non sono le uniche. Sull'altro lato della statua si può notare anche il volto di un indigeno americano, quello di un negroide, un volto polinesiano. Russo catalogò un totale di 8 visi per questo monumento, apprezzabili in diverse ore del giorno e in particolari giorni dell'anno. L'antica leggenda di Atlantide, orme di dinosauro accanto a quelle di uomini, soldati della guerra di secessione fotografati con una preda particolare, un pterosauro. E ora statue antichissime che sembrano realizzate dall'uomo con una tecnica sconosciuta. Ma davvero qualcuno ha scolpito queste facce? Oppure è la mente umana a immaginare forme nella pietra come si fa con le nuvole? Riuscire a vedere le facce tra le pietre di Marcahuasi non è così facile. È come se l'occhio o la mente dovessero abituarsi a percepire le forme di quest'arte protostorica, fatta di simboli e dolmen. Bisogna sapersi mettere in ascolto. Un'altra scultura che colpisce arrivati sull'altopiano è la madre con il bambino. Mi sorprende che alcuni non riescano a vedere le immagini, mentre altri ne vedono più di quelle che vedo io. Russo disse che ce n'erano 200, ma secondo me intendeva 200 ovvie. La verità è che sono dappertutto. Una volta ho scattato una foto e quando l'ho sviluppata ho contato 60 facce e tutte guardavano nella stessa direzione. La donna di pietra porta il figlio in una fascia sulle spalle ancora oggi usata dalle donne peruviane per trasportare i bambini. La madre di pietra si trova al centro di questa parte d'altopiano, vicina al Monumento all'Umanità. Nel settore nord dell'altopiano vi sono altri monumenti megalitici. La tartaruga, il cammello, il rospo, altro cammello e poi il condor, l'animale che nel Pantheon andino più di ogni altro simboleggia il contatto con l'alto, con il cielo. Nella lingua locale Hanan Pacha, ossia il regno del grande spirito. Ma la scultura più importante della zona nord è il leone africano. Un vero e proprio leone africano con tanto di criniera che protegge la parte nord dell'altopiano di Marcahuasi e San Pedro de Casta, che è esattamente sotto l'altipiano. È come se qualcuno avesse tagliato di netto la cima del monte e sparpagliato le statue nei 4 chilometri quadrati. Quello che è incredibile è che sulle montagne circostanti non c'è nemmeno una figura, niente di niente. Che mistero incredibile. Cosa significano queste pietre? Perché sembrano voler comunicare così vigorosamente con chi le guarda? Quale mano può averle ideate e scolpite? E a quale scopo?
È certo possibile spiegare razionalmente la presenza di 2, 3, 4 rocce che somigliano a volti umani o a figure animali. Ma come spiegarne 200? All'alba del secondo giorno, la spedizione di Voyager lascia il campo base per procedere in direzione sud-est. La prima cosa in cui ci imbattiamo sono i resti della cittadella pre-incaica. Largo circa 15 ettari, l'insediamento presenta varie chulpas, come vengono chiamate questo tipo di torri, usate per la sepoltura dei morti. Chi ha costruito questi antichi mausolei? E quando? Se è vero che riguardo le figure nella pietra sono ancora in molti ad essere scettici, questi pochi resti testimoniano invece in modo inequivocabile che qui c'è stata presenza umana. Chi ha vissuto qui a 4.000 metri di altitudine decine di migliaia di anni fa? Chi è sepolto in queste tombe? A cosa serviva questo luogo? Cos'era davvero Mar Kawasi? Continuando il cammino in bilico tra le gole mozzafiato delle Ande, si arriva alla statua chiamata Il Profeta. Si tratta della testa di un uomo. Si può notare il turbante, la narice, la bocca e la barba aguzza sotto il mento. L'uomo guarda verso ovest. Simile al profeta è la statua chiamata l'Alchimista, incastonata a picco in un grande masso del costone nord che apre lo sguardo alla valle. Si possono vedere queste immense pietre che ci appaiono come delle sculture, anche se non perfettamente distinte. Come spiegarlo? Qualcuno crede che siano strutture naturali, che solo per caso hanno la forma di sculture. Altri credono invece che queste sono proprio delle sculture, ma che sono così antiche che nei millenni hanno subito una pesante erosione da parte del vento. Ancora figure, ancora animali. Ecco una tartaruga preistorica, un gruppo di foche. Poco più avanti, un cavallo stramazzato al suolo. Giunti nel quadrante più a sud, ci troviamo di fronte a uno dei monumenti che più affascina gli studiosi di civiltà antiche. Secondo Russo, si tratta di Tauret, la dea egizia della fertilità. Tauret, nell'iconografia classica, ha le sembianze di una femmina di ippopotamo gravida, ritta sulle zampe. Le sculture a Mar Kawasi non rappresentano solo cose peruviane. Ci sono figure da ogni angolo del mondo. Si pensi che c'è addirittura il sacro ippopotamo dell'Egitto, la divinità venerata dagli antichi egizi. Ma era la fortaleza, in spagnolo fortezza, il luogo probabilmente più importante e misterioso dell'intero altopiano. Osservandone il perimetro, la statua più evocativa è il profilo di donna africana, chiamata così per via delle labbra e delle guance pronunciate e per il tipico copricapo oblungo sulla testa. Forse la moglie di un re indigeno? Severiano ci conduce dentro la fortezza. Per raggiungere la cima bisogna affrontare le insidie dell'altitudine su una scalinata piuttosto ripida e infine una porta ad arco alta meno di un metro. Per entrare ci si deve inchinare. Al di là della porta ci sono i resti di un'acropoli. Qui viveva qualcuno. A cosa serviva questa fortezza? E ancora una volta, chi l'ha costruita? Possiamo dire che qui l'uomo ha collaborato con la natura nella definizione delle facce e degli animali, cioè scolpendo meglio quello che il vento aveva già abbozzato. Un'arte sconosciuta ma molto antica, che possiamo datare a più di 10.000 anni fa.
Proprio di fronte alla fortezza c'è la scultura alta oltre 10 metri che il russo chiamava il re politico per via del casco maestoso che lo fa assomigliare a un arcaico guerriero. Chi è costui? Non c'è dubbio che Mark Awasi abbia rappresentato in passato un irraggiungibile e inespugnabile fortino. La fortezza era la torre di guardia principale. Secondo alcuni, è qui che avrebbe dimorato il leggendario Re Masma. Solo il tempo potrà dire se il russo ha davvero compreso qualcosa che sfugge agli occhi di tutti gli altri, o se il suo è solo il sogno di un visionario. Daniel Ruggio venne qui l'ultima volta che aveva 90 anni. I concittadini lo aiutarono a salire. Era un 29 di giugno, il patrono del popolo. Arrivò sull'altopiano. C'erano le autorità ad aspettarlo. Molti studenti, tantissimi in verità, venuti da Lima appositamente per conoscerlo, per sentirlo parlare. Lui salì tranquillo, venne con me per dire: ciao, Mark Awasi. La mia età ormai è avanzata. Ti rendo la mia anima. Così facendo, salgo al divino. Torno al padre. Una civiltà sconosciuta e scomparsa. Una pagina strappata dal grande libro della storia umana. Una pagina che lascia aperti inquietanti interrogativi. È possibile che esistesse una civiltà madre di tutti i popoli della Terra? Gran parte del mio lavoro negli ultimi 20 anni si è concentrato sulla possibilità di una civiltà perduta. Potremmo aver dimenticato un intero capitolo della storia umana? La nostra immagine della storia potrebbe essere sbagliata. Quello che insegniamo nelle scuole e nelle università è che la civiltà, con tutto ciò che essa comporta, è iniziata non prima di 5.000 anni fa, con la costruzione delle prime grandi città e dei primi grandi monumenti. Prima di allora, si crede che i nostri antenati fossero dei primitivi, semplici agricoltori o cacciatori. Ma esiste un'enorme quantità di prove che illustri accademici continuano a ignorare e che sostengono che questa immagine della storia è sbagliata. Non sto dicendo che gli accademici o gli archeologi sono cattive persone. Sto dicendo che sono delle brave persone altamente specializzate nel loro campo, ma proprio perché sono così specializzati e hanno le loro posizioni, è molto difficile per loro poter considerare altri punti di vista. Prima di parlare di futuro, bisogna guardarsi indietro, molto indietro, ai siti più antichi e misteriosi che l'uomo non riesce a spiegarsi. Non si spiega il come, il dove, il quando, e non se li spiega perché la cronologia standard non coincide con molti ritrovamenti e studi che sono stati fatti nel tempo. Il nostro passato sarebbe tutto da rivedere. Ormai ci sono troppe evidenze che la storia umana è iniziata molto prima di quello che crede l'archeologia ufficiale. Ecco, è arrivato il momento di incontrare Klaus Dona, l'uomo che negli anni ha raccolto decine di oggetti fuori dal tempo. Klaus Dona, da oltre 20 anni, raccoglie notizie e materiale da tutto il mondo. Reperti che sembrano indicare che la storia più antica potrebbe essere stata diversa da come la conosciamo. Ci troviamo nell'ufficio di Klaus Dona con migliaia di documenti, di fotografie e anche degli oggetti. Alcune sono delle repliche, ma alcune sono originali. Allora chiediamo a Klaus Dona, come mai questi oggetti originali sono qui da lei e non sono in un museo? Perché questi manufatti originali sono di proprietà privata.
I proprietari sono venuti a conoscenza dei miei studi e delle mie ricerche e mi hanno chiesto di aiutarli a scoprire qualcosa di più sulla loro effettiva originalità e sulla loro storia. Ora gli oggetti sono qui. Abbiamo già svolto molte ricerche e dentro poche settimane torneranno ai rispettivi proprietari. Dottor Donna, noi stiamo facendo un viaggio attraverso questi oggetti, attraverso le sue ricerche, ma la cosa che ci viene spontanea chiedere è quante volte il dottor Donna ha lottato per dire che questi sono realmente degli oggetti fuori dal tempo e quante volte invece gli è stato detto che questi oggetti, non potendo esistere, in effetti non esistono perché non possono essere verificati come certi. Insomma, la sua è una vita contro chi dice che questi oggetti non dovrebbero esistere. A che punto è questo scontro? Naturalmente il lavoro di ricerca mi crea grossi problemi. Spesso, dopo aver pubblicato su internet delle relazioni o delle foto, ricevo critiche da persone di tutti i tipi. Io non sono interessato a lottare contro qualsivoglia religione o contro qualunque scienziato. Vorrei offrire anche a loro, agli scienziati, la possibilità di svolgere controlli diretti su questi pezzi e permettere così di verificare l'originalità di questi reperti. Se questi manufatti fossero accettati dal mondo accademico, allora dovremmo davvero riscrivere la storia umana. Forse molti scienziati e parte dell'opinione pubblica non sarebbero contenti di doverlo fare. Klaus Dohna, già nel 2001, presentò in una mostra unica alcuni oggetti che fecero molto discutere, come nel caso di questi monili trovati in una tomba egizia che ricordano molto degli alianti con tanto di timone. Anche in America Latina sono stati trovati manufatti che richiamano evidentemente elementi dell'aeronautica. Gli uomini hanno iniziato a volare con le mongolfiere solo alla fine del Settecento. E circa 100 anni fa sono nati i primi aerei. E allora, che ci facevano uomini con tanto di caschi così curiosi? Ma ci sono altri oggetti che sembrano richiamare tecnologie e sapienze sconosciute, come i nomoli, statuette africane di 17.000 anni fa. Create con una cavità interna, solo un esame a raggi X aveva rivelato che al loro interno era custodita una sfera. Aperte in laboratorio, gli scienziati, con sorpresa, hanno scoperto che era di acciaio e cromo. Ma l'acciaio cromato è nato solo nel 1904. Allora, chi lo lavorava nell'antichità? E ancora, qual è la particolarità di questa tazza in ferro, che è stata ritrovata da un operaio dell'Oklahoma al lavoro in una centrale elettrica nel 1912? Frank Kenwood, infatti, la trovò incastonata in un pezzo di carbone che aveva spezzato per utilizzarlo. Il carbone fossile si è formato in un periodo tra i 345 e i 280 milioni di anni fa, quando l'uomo ancora non esisteva. Può essere tanto antica una tazza di metallo? Ma allora, come sarebbe finita dentro a un pezzo di carbone? E cosa dire dell'impronta umana con una calzatura ritrovata all'interno di una roccia? L'impronta è stata rinvenuta nel 1968 nello Utah, negli Stati Uniti. La particolarità è che la calzatura sembrava avere schiacciato un insetto, di cui è rimasto il fossile. È un trilobite, un crostaceo primordiale. Come fa un piede umano ad aver calpestato un insetto estinto circa 300 milioni di anni fa? Ma sono sempre le ossa che lasciano molte domande in sospeso. Ossa antiche e veramente sorprendenti. Il primo capitolo della nostra storia è davvero da riscrivere? L'indagine continua. Stiamo seguendo le orme di popoli antichi spariti nelle nebbie dei tempi e di oggetti fuori dal tempo. Dobbiamo quindi retrodatare la presenza della razza umana sul pianeta Terra? Ma adesso parliamo di due oggetti che non sono stati scolpiti, che non sono stati elaborati da mano umane. E stiamo parlando di questi, portiamoli un po' più avanti, eh? Li mettiamo qui perché questi due oggetti hanno scatenato la curiosità di molti ricercatori. Si tratta di ossa fossili. Prima che
un osso possa diventare fossile passano veramente molti, molti anni. Ecco, quindi quando si sono trovate queste ossa si è pensato di aver trovato un nuovo tipo di dinosauro, perché erano delle ossa che potevano far scoprire una nuova razza di dinosauro. Non si riusciva a ricostruire questo dinosauro finché qualcuno non si è accorto che queste ossa potrebbero non essere di dinosauri, perché hanno una forma particolare. Allora, a chi potrebbero appartenere questi fossili, queste ossa fossili? Questi due pezzi appartengono a un gigantesco scheletro frammentato che nel 1964 fu trovato da alcuni residenti locali nella parte meridionale dell'Ecuador. Erano rotte e frammentate, ma i residenti del luogo si resero conto comunque che si trattava di ossa molto grandi. Erano spaventati e, non sapendo di cosa si potesse trattare, chiesero a padre Carlos Vaca, un sacerdote che lavorava negli ospedali dell'Ecuador, di raggiungerli per verificare la natura e l'origine di quelle ossa. Padre Carlos Vaca fece dei controlli e si accorse subito che si trattava di ossa umane. Sono riuscito ad avere alcuni pezzi di queste ossa dalla sua famiglia, dato che lui è scomparso alcuni anni fa, perché volevo portare con me dei frammenti per studiarli. Questo è indubbiamente una parte del calcagno. Qui naturalmente è stato spezzato ed era molto più grande in origine. Ma comunque nessun animale ha questo tipo di osso, neanche le scimmie. Abbiamo esaminato quest'osso con molti specialisti e medici ortopedici e tutti hanno confermato senza ombra di dubbio che quest'osso è un calcagno umano. Il secondo osso è il cosiddetto osso occipitale, che è situato sotto la scatola cranica e ci permette di muovere il cranio in tutte le direzioni. Quando l'hanno controllato sono rimasti molto sorpresi e hanno detto che sembra umano, ma pare impossibile che possa esserlo, perché in tutti e due i casi le ossa sono 5 volte più grandi delle normali ossa umane. Ma se queste ossa fossero appartenute a un uomo, dato che sono molto più grandi, quanto sarebbe stato grande l'uomo proprietario di queste ossa? Questo essere umano dovrebbe essere stato alto circa 7 metri e 60. Come la ricostruzione del gigante che Voyager aveva presentato già qualche anno fa. Allora il corpo fu ricostruito partendo da altri resti di Carlos Vaca, un molare umano, un molare enorme. Quale bocca avrebbe potuto contenerlo se non quella di un gigante? Ma non solo. Anche da frammenti di un teschio e di una tibia che porterebbero a credere alla possibilità di uomini giganti. Come sarebbe confermato anche da alcuni documenti recentemente ritrovati. Qualche tempo fa abbiamo trovato dei documenti storici redatti da Siesa de León, uno storico per metà inca e per metà spagnolo, vissuto nel periodo dei conquistadores. Questo storico scrisse che lungo la costa della provincia di Esmeraldas, in Ecuador, un giorno furono rinvenuti numerosi scheletri appartenuti a uomini con una statura 5 volte superiore a quella normale. Se consideriamo che in quel periodo l'altezza media di uno spagnolo era di 150 centimetri e moltiplichiamo questo dato per 5, arriviamo esattamente alla misura di 7 metri e mezzo o anche 7 metri e 60. Inoltre, in Ecuador abbiamo trovato un'ascia in granito, un'ascia realizzata in granito, molto pesante, lunga 70 centimetri, ed è possibile notare i segni della presenza di una corda che era avvolta attorno al manico per poterlo impugnare saldamente. Ancora Ecuador, ma non solo. Anche in Texas, Stati Uniti, negli anni scorsi fu trovato un reperto incredibile. Un dito umano fossilizzato. Le radiografie avrebbero confermato la presenza dell'osso e del midollo osseo. Si tratterebbe quindi di un dito umano autentico, risalente a 265 milioni di anni fa. Ad un'epoca, quindi, più antica di circa 260 milioni di anni rispetto alla prima apparizione dell'uomo sulla Terra.
almeno secondo il mondo accademico. Il primo capitolo della nostra storia è davvero da riscrivere? Altre ossa, altro continente. Anche l'Africa è tornata alla ribalta dopo le scoperte del secolo scorso. Durante il mio viaggio di qualche settimana fa in Sudafrica ho avuto occasione di osservare un'impronta umana lunga 120-130 centimetri. L'impronta è impressa sulla pietra e anche questa corrisponderebbe come proporzioni grosso modo a quelle di un uomo o una donna dell'altezza di 7 metri e mezzo. Anche in Sudafrica è stata rinvenuta un'ascia in pietra di dimensioni mastodontiche, un reperto molto pesante e anche in questo caso circa 5 volte più grande di una normale ascia. Il mio parere è che questi giganti siano davvero esistiti nella storia. You know, we as a species really know very... Noi come specie sappiamo veramente poco di noi stessi. Siamo orgogliosi della scienza e delle ricerche scientifiche sulla condizione umana, ma in realtà non sappiamo quasi nulla. Siamo un mistero per noi stessi. Siamo coscienti di ciò che siamo? Abbiamo un vero e proprio obiettivo? Qual è la vera storia del nostro passato? Credo che il vero confine che dovremmo mettere alla prova è la percezione che abbiamo di noi stessi, del nostro posto nell'universo e nella storia. Se non abbiamo una chiara percezione del nostro spazio e del nostro posto nella storia, come possiamo andare avanti in qualsiasi direzione? Allora, possiamo affermare di essere la prima civiltà umana evoluta che ha abitato il nostro pianeta oppure no? Oppure qualcosa è successo e ancora ci sfugge? Forse la scienza ci potrà aiutare con delle tecniche più raffinate di ricerca a scoprire la nostra storia remota e tutto questo porterà un cambiamento ai nostri comportamenti attuali. Il viaggio è sicuramente interessante. Quello che oggi potrebbe ancora essere un mistero, domani potrebbe diventare storia. Quello che oggi è solo fantasia, domani potremmo trovarlo scritto su alcuni libri. Ma per chiudere vi lasciamo con una provocazione di Klaus Dohna, per cercare ancora una volta di gettare il cuore oltre l'ostacolo e provare ad immaginare una storia diversa e stimolante rispetto a quella che conosciamo. Personalmente ritengo che la storia umana sia completamente diversa da quella che conosciamo oggi. E anche se oggi alcuni scienziati dicono che io sia un folle, o che mi sbaglio, oppure che sono un bugiardo, vorrei soltanto dire loro di fare lo stesso lavoro che ho fatto io, e quindi controllare questi manufatti e fornirmi le loro considerazioni in proposito. In quel caso, solo in quel caso, io mi convincerò di aver commesso un errore, ma oggi la mia opinione è che la storia umana è in realtà molto diversa da quella che conosciamo. La storia. La nostra storia più antica sembra essere ancora nascosta nelle nebbie del tempo, tra ossa giganti e pietre silenziose. Un giorno forse scopriremo tutta la verità sulle nostre lontane e tuttora sconosciute origini.